Un momento musicale a cura del maestro Sauro Nicoletti e dei giovani talenti Matilde Avaltroni e Riccardo Ricci ha aperto l'annuale incontro di fine anno dedicato agli auguri natalizi organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nella sede di Via Montevecchio. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, questa mattina gli organi dell'ente sono tornati ad accogliere i soci, i consiglieri, i collaboratori e le autorità civili e militari. A prender parola il presidente Giorgio Gragnola, affiancato dal segretario Vittorio Rosati, dopo i saluti istituzionali e un pensiero rivolto ai soci deceduti negli ultimi 12 mesi, Gragnola ha ricordato le azioni messe in campo dalla Fondazione in questo anno caratterizzato di nuovo dall'emergenza sanitaria. Il virus ha colpito duro anche il nostro territorio, ha affermato il presidente. Viviamo tempi di attesa e di incertezza, ma registriamo segni incisivi verso la normalità e la ripresa. L'anno che si sta concludendo, al netto di sorprese delle ultime due settimane, perché qui ormai le sorprese sono quotidiane, si chiude con un risultato molto positivo, ben al di sopra del bilancio programmato, e anche per il 2022 gli organi della Fondazione hanno approvato un bilancio preventivo che vede erogazioni superare il milione, cosa che da qualche anno non si vedeva. La Fondazione anche quest'anno ha portato avanti il bando povertà e il crowdfunding per accompagnare il terzo settore verso un salto di qualità, cioè iniziando a strutturarsi con uno statuto e organizzando progetti sostenibili. L'iniziativa, ha spiegato Gragnola, favorisce un rapporto tra le generazioni e ad oggi 13 associazioni hanno raccolto oltre 55.000 euro. Altro punto di forza della Fondazione è il settore della cultura, che ha sempre valorizzato con mostre, libri o iniziative in collaborazione con enti e associazioni come Fano per Dante e Fano con Ruggeri. A settembre inoltre si è svolto il primo concorso internazionale per clarinettisti e tante altre attività, sia alla Pinacoteca San Domenico che a Palazzo Bracci Pagani. È stato aggiornato il sito per renderlo più fruibile e immediato, è stato rinnovato il logo e realizzati un video per comunicare in pochi minuti chi è e cosa fa la Fondazione e una pagina Facebook per avvicinare anche un pubblico più giovane. Gragnola poi ha fatto il punto sui lavori in corso. A Palazzo Zagarelli, dove è previsto il rifacimento del portale, della copertura e delle facciate, si stanno togliendo le impalcature, mentre in via Mattei, dove sorgerà il nuovo centro natatorio, nella notte sono arrivate le travi per la copertura della piscina. Nonostante alcuni rallentamenti registrati nei mesi scorsi, i lavori stanno proseguendo a ritmo spedito e ci fanno ben sperare, ha detto il presidente, sulla consegna dell'opera entro il 2022. E oggi per gli ospiti avete riservato una piccola sorpresa? Oggi per gli ospiti il nostro socio maestro pasticcere Ceresani Stefano ha pensato di realizzare un dolce dedicato alla Fondazione Carifano, quindi questo ci fa molto piacere, ci onora. L'augurio che possiamo fare, che possiamo farci tutti, è che questo autunno, con difficoltà certamente inferiori rispetto a quelle che abbiamo vissuto nell'autunno precedente, possa essere un elemento che presto ci fa riportare ad una situazione di tranquillità. Quindi speriamo che nel 2022 si allenti questa morsa del virus.